Bentornati ragazzi ad un altro video di Clash Royale. L'Oxiderone qua con voi anche oggi, come sempre, con un nuovissimo deck da vedere insieme, da provare insieme in ladder. Oggi utilizzo uno dei deck che è stato usato di più negli ultimi giorni della Season 27 di Clash. Parliamo di giocatori con over 8000 trofei, una cosa davvero devastante. Come vedete anche oggi gioco con due carte che non sono maxate, parlo della Cimitero che è a livello 11 e dell'Orda di Scheletri. Entrambe le carte, nonostante maxate, farebbero molto più male, non è importante se le avete a livelli inferiori, perché comunque, ora vi spiego, si utilizza il gigante ovviamente come tank sul ponte, sostenuto da sgherri e moschettiere nel momento in cui il giant viene bloccato dalla torre e, nella migliore delle ipotesi, da una delle truppe avversarie, si parte con la Cimitero. Pulisce il tutto, la palla di ghiaccio, le frecce e poi abbiamo anche il Principe Nero che ci servirà soprattutto anche per la difesa. Andiamo subito a vedere nel primo game il ladder contro... No, dai, zio Benito, mi sembra un po' esagerato. Allora, vediamo un pochettino. Possiamo splittare gli sgherri qua, non è che c'è molto da fare. Purtroppo non abbiamo il Giant in apertura. Oddio, interessantissima questa giocata che fa lui. Ci permette di andare a spingere con quasi quasi anche le frecce per togliere i suoi sgherri. Mi interessa che Locky il moschettiere alla torre. Purtroppo non è stata così. Beh, ovviamente dobbiamo togliere subito i suoi scheletrini per evitare danni. Comunque abbiamo fatto già un bellissimo attacco, 1000 di danno. Non dovrebbe fare nulla, a meno che non usa anche le frecce. Ok, un'altra zap, ci può stare, ci può stare. O Greder che tira solamente due hit. Riprendiamo un attimo in mano la situazione e concentriamoci su una possibile ripartenza. 2003 e 61 la sua torre in alto, 2008 e 37 la mia. Qui io arriverei tranquillamente a 10 di Elisir per poi preparare l'attacco. Ecco qua. A me piace sempre, ragazzi, giocare le carte a 9,5 di Elisir, in modo da non regalare neanche un millesimo di secondo all'avversario. Lasciamo tranquillamente il mago elettrico che entra. Non locca la torre, solamente il giant. Sinceramente partirei. Attenzione, bellissimo il principe nero sopra i suoi barbari scelti. La torre ha locato il giant, lui si è bruciato secondo me. Un'altra zap. Aspettiamo che arrivino tutte le truppe e poi con una palla di neve. Possiamo tranquillamente, spendendo solo due, andare a counterare sia i barbari scelti che la sua orda di scheletri. Attenzione perché lui ha zap e tronco e noi abbiamo delle carte molto leggere, quindi l'orda di scheletri e gli sgherri. Dovrebbe zapparli adesso. Ti pare che ti metto giù gli scheletrini? No, piano, piano, piano. Ok, 7. Peccato per gli sgherri. Non ho capito come fa a tirare così tante zap. Eccoli che arrivano. Non fermiamoci. Non posso regalargli gli scheletrini. Volevo proteggere il mio moschettiere. Devastante se riuscissimo a proteggerlo veramente. Vai con gli sgherri. Mamma mia ragazzi, il moschettiere. Carta chiave di questo deck in questo caso è il moschettiere. Via, andiamo a pulire tutto. È stato un po' inutile, però abbiamo tolto. Lui parte con lo grader, eccolo qua infatti. Attenzione perché ha comunque il tronco, devo obbligatoriamente giocarmi. Già, ma lo tira molto lento. Giant ancora davanti a stoppare il moschettiere. Serve di nuovo una cimitero. Forza. Peccato, riesce a counterare bene. Ora lui riparte con lo grider, è ovvio. Non possiamo, gioca al tronco, ovvio. Moschettiere largo. Non facciamolo entrare. Non facciamogli fare il suo cycle. Porca miseria. Non potevo fargli attaccare la torre. Cimitero di nuovo. Bello veloce il suo deck, eh. Qui incrocio le dita e spero che qualcosa faccia. 4,70, 4,17. Ok. Dai con lo grider, dai, vieni questo cazzo di grider. Non arriva col log. Pronto a giocarci un altro gigante. Spingiamo un pochettino sul ponte. Bello il gigante davanti, God.
Si riapre col cimitero e qua la chiudiamo. Si arrende? Si arrende qua. Let's go! Let's go! Saremo partiti col cimitero e avremo sicuramente vinto la partita. Daje, daje, daje! Avanti, avanti! Molto interessante questo deck, come vedete ragazzi, sia la cimitero al 10 sia l'orda di scheletri all'11 non stanno incidendo sull'attacco, quindi molto molto bene. Attenzione, Valchirione dall'altra parte per lui. Obbligati per me gli sgherri, ma sono quasi bruciati. Devo aspettare che attacca lui. Dai, dimmi che si incontrano sul ponte. Orco, giù dal drago. Baby Dragon è un pochettino fastidioso. Scheletrini sopra, me li brucia 100-100, me li brucia. Non me li brucia, incredibile! Io qua parto, eh. Vai, 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 vai. Non so quanto ho ancora per counterare lui. Entrano, 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 entrano. Ok. Ok, 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 abbiamo fatto male. Allora, andava bene anche la palla di ghiaccio lì, eh. Però non me la... Non sono stato io rapido. 2735, 2582. Ok, non mi sembra che utilizzi delle carte che possano darmi preoccupazione. Secondo me lui adesso va di nuovo col Valchirione da dietro. Infatti. Gigante per me dietro la torre. Cerchiamo sempre, ragazzi, di costruire il nostro... Adesso gioca il drago, 100-100. Serve un moschettiere che locca prima il suo Royal. C'è avvicinata troppo la Valchiria. Porco Giuda. Porco Giuda. Qua gli ho regalato la partita. Gli ho regalato la partita. Palla di ghiaccio. Gli ho regalato la... Oddio, forse no. Attenzione. Vediamo se riesce ad andare a impattare il Principe Nero. Fa malissimo con questa carica. Oh mio Dio. Ho riaperto la partita da un'altra parte. Splittiamo un attimo. Mamma mia ragazzi, il principe gli ha demolito la torre. Anche io però ho la torre demolita a sinistra. Gli basta semplicemente un altro gigante royal per portarmela giù. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Vuoi giocare così? Giù la torre col Valchirione? No, non la tira giù in realtà. Dai! Ok. Dai, un'altra hit. Ok, la torre va giù, la sua va giù, la sua va giù, la sua va giù. Bene. Deve loccare il mio principe nero, esatto. Palla di neve di nuovo sui suoi pipistrelli. Serve che vada giù veloce. Ok, guarda il principe, guarda il principe. Mamma mia, boom. L'ha preso. 5.30, attenzione. Sì, ci sta, ovvio. Gigante alto. Qua bisogna un attimo fregarlo. Frecce. Dovrebbe andare. Let's go. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Siamo riusciti molto molto bene a mantenere solido l'attacco e a portarci a casa la seconda vittoria di fila. Tanto ci apriamo il livello 9 del pass battaglia, 3 gemmine, attenzione. Vi ricordo che io non ho mai shoppato su Clash Royale, ragazzi. Gioco dal 2016, sono stato fermo qualche mese, ma è tutto un account praticamente no jamming. Almeno così si diceva una volta. Oh, piano, ci prendiamo anche dei jolly epici interessanti. 49.009. Dentro di nuovo. Vediamo se riusciamo a fare la tripletta contro Tommy dei The Legend. Di nuovo col Giant da dietro. Mini pack a dietro. Questo non c'aveva carte per giocare un mini pack così da dietro. Sto pensando un attimo. Penso che parto con l'attacco. Dai, bravo il moschettiere, buono così. Mamma mia, gli scheletrini hanno devastato tutto, raga. Penso che me la sto rischiando tanto, a farla così, la giocata. Serve fermare il suo drago inferno. Ma ho fatto una grande idea, una grande giocata qua. Ok. Qua ho riaperto da entrambi i lati.
Spostiamo un attimo il mini pecca dove voglio io. Dovevo counterarlo in questo modo, anche se è una truppa bruciata. Adesso vediamo se lui sbaglia o comunque temporeggia, noi possiamo riaprire. Adesso non facciamo nulla. Il moschettiere è la chiave in questo momento. Non posso fare altro, devo subire danni dalla Valchiria. Lo so. Va bene, meglio del previsto, meglio del previsto. Andiamo. Gioca il Drago Inferno adesso. Orco Giuda, il Gran Cavaliere! Una delle carte che non mi aspettavo, sinceramente. Questa non me l'aspettavo. Frecce. Questa fa male. Questa fa male. Bravo. Mi ha fregato bene. Ci sta. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Ci proviamo di nuovo, ci proviamo di nuovo. Vabbè. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Non mi aspettavo nessuna delle due carte che ha giocato. 40 secondi. Ma c'è un mago di fuoco full che può tranquillamente farsi i fatti suoi contro le mie truppe. Gigante Royale centrale, vai! Ed è finita, ed è finita, ed è finita così. Non si può vincere sempre su Clash, ve lo dico sempre, noi ce la mettiamo tutta, ma non si può vincere sempre. Puzza un pelo di script questa cosa, però va bene. Puzza un attimino di scriptino, ora io non... Segua la puzza che senti sotto di script, però va bene, però va bene. Insomma ragazzi, io spero che anche oggi vi sia piaciuto il video di Clash. Come vedete il deck è devastante, spinge tantissimo. Vi ringrazio per averlo guardato, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video di Clash. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!